Buonasera mister, lei ieri probabilmente anche per caricare un po' l'ambiente, la sua squadra ha detto io ho tutto quello che mi serve per vincere la partita, a cose fatte le chiedo se avesse avuto più alternative, se fosse stati messi meglio da questo punto di vista, questa partita avrebbe potuto raccontare una storia diversa. Ma penso sarebbe stato difficile ugualmente, se poi la inizi così e vai a crearti quelle complicazioni come ci siamo creati stasera da soli, anche avere, perché poi anche nel secondo tempo la squadra ha proseguito un po' nel metterci sì cuore, nel metterci anima, ma nel perdere anche di lucidità, cioè ce la metto tutta, ti faccio vedere che sono impegnato al massimo, però ragiono poco, perché è stato così, per cui a questi livelli qui, con queste squadre qui, in queste competizioni, in questa classifica qui, bisogna saper fare più cose, non è che se ne fai una poi di conseguenza ne perdi un'altra di qualità o di caratteristica. Noi nel tentare di forzare qualche cosa di più abbiamo, come ho detto prima, abbiamo portato tantissime volte palla e abbiamo messo in criticità quello che era lo sviluppo di squadra, lo sviluppo del gioco, della velocità. Poi l'impegno c'è stato, perché però poi bisogna fare anche delle scelte corrette oltre che a impegnarsi, ecco. Prego. Buonasera mister, senta, volevo chiedere se tornando indietro lei avrebbe firmato, pensando al 15 marzo di essere fuori da tre competizioni, però con il quarto posto e con la Roma che è lì, oppure crede che manchi effettivamente qualcosina? Avrei firmato, che vuol dire? Cioè se avrei firmato, in che senso avrei per firmato? Per essere al 15 marzo quarto in classifica, quindi in Champions, ma fuori da tre competizioni. Non lo so, il percorso si inizia fiduciosi e poi si va a vedere dove siamo stati obbligati a fare delle soste, a fare delle pause o a valutare quello che è successo, perché è il lavoro stesso, è il tragitto stesso, è la strada che percorri che poi ti dice come sarà la strada successiva, la strada susseguente. Non è che noi è vero siamo usciti da delle competizioni, però poi quella di stasera non me l'aspettavo da un punto di vista di atteggiamento, ma quelle altre sono tutte cose che possono succedere per come sono andate, per quella che è stata la piccola differenza che si è verificato, ecco. E stasera mi sembrava che la squadra fosse più matura per affrontarla nella maniera giusta, per cui rimango un po' sorpreso di quello che è stato lo sviluppo, di quelle che sono state le decisioni, poi di quello che è il pacchetto complessivo, non ci vedo grandi cose strane in quello che ci è successo, ecco. Lui. Sì, buonasera mister. Lei spesso dice che questa squadra ha nel suo DNA, tanti giocatori, questa cosa di avere degli alti e bassi, no? All'interno di una stessa partita. Mi ricordo per esempio anche l'analisi del dopo Cagliari poche partite fa. Però in una partita da dentro fuori non è troppo inspiegabile il fatto di entrare in campo e lasciare, perché non è l'episodio il gol, sono stati proprio tutti i primi 5 minuti, l'altra occasione. È abbastanza inspiegabile dal punto di vista mentale entrare in questo modo, no? Sì, ma è quello che ho risposto prima. Prima ho detto, rimango sorpreso riferimento a questa cosa qui, a quello che è successo. Poi lo sviluppo è quello che si diceva prima, devi fare un chilometro, ma se dopo 100 metri o dopo 50 metri ti crei già una complicazione, che c'hai
una ruota in fossa, è chiaro che poi diventa più difficile, la rimette in carreggiata, diventa tutto più difficile. Però l'ultimo qui davanti, grazie. Luciano, io ti vedo sempre tranquillo fuori, non lo so se dentro sei tranquillo uguale, però a un allenatore come te, a Luciano Spalletti, che per il secondo anno consecutivo deve lottare per il quarto posto e magari lo raggiunge nell'ultima partita, non gli ribolle il sangue dentro? Non so che cosa ci si possa aspettare. Non so che cosa ci si possa aspettare o che cosa poi si possa credere di andare a prendere a questo punto del campionato, ecco. Secondo me siamo nella classifica grosso modo che dovevamo essere, perché poi anche le altre squadre lottano. Io vedo a volte un po' di disparità di come si è trattati, ecco, perché bisognerebbe entrare a fare delle valutazioni e vorrebbe dire sembrare che poi uno vada a difendersi. Io non mi voglio difendere niente, mi voglio prendere responsabilità, mi voglio prendere poi tutte le colpe che ho e metto sempre davanti me stesso a quello che ci succede prima di tutti gli altri. Prima di andare a dirgli non hai capito, mi faccio sempre la domanda, ma gliel'avrò spiegato bene? Io parto sempre a questo presupposto qui. Per cui il discorso di quello che è la classifica, di quello che è, io non vedo niente di strano, vedo delle differenze di trattamento, questo le vedo e dici ma ora lo dici perché, no, dico perché è sempre stato così qui, c'è una disparità di trattamento e poi si può andare anche una sera. Io sono solito andare a cena con i giornalisti, la sera si va a cena insieme, una sera, tanto voi siete di quelli che non ne scrivono nulla se si va a cena insieme e ci si dicono due cose, per cui si può fare questo giochino.